Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». In questi pochi versetti dell'Evangelista, del Vangelo di Luca, Gesù va al cuore della questione, va all'essenziale. Cosa è importante, cosa è fondamentale? Ascoltare questa parola non solo, ma anche metterla in pratica. E nel Vangelo di Luca ricorre tante volte la parola ascoltare e molto spesso è legata alla figura di Maria, la donna che ascolta e mette in pratica tutte queste cose riguardanti questa parola fatta carne che è Gesù e la osserva, medita nel suo cuore proprio in maniera significativa. E Gesù dice: certamente Maria è beata perché è la madre, madre sua, madre di Dio, ma soprattutto è beata perché ha saputo ascoltare, non solo accogliere questa parola nel suo grembo, ma ha saputo ascoltare e mettere in pratica questa parola. Nel Vangelo di Luca, come sappiamo, abbiamo sottolineato più volte, di Maria proprio dice questo: lei ascoltava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi lei è grande, Maria è grande, Maria è significativa non solo perché ha partorito, ma perché ha saputo essere discepola, ha saputo essere credente. Maria è nostra sorella nella fede. Maria è grande perché di fronte a questa parola ha saputo mettersi in gioco, ha saputo mettersi in cammino. Gesù va all'essenziale e l'essenziale è Lui, la sua parola, e Maria nella sua figura di madre e discepola ci porta verso Gesù. E in questo senso Maria è proprio è assolutamente nostra sorella nella fede. Cammina così come noi anche verso questa parola, l'ascolta, anche se inizialmente in partenza può essere difficile da comprendere, perché questa è l'esperienza della nostra vita. Non sempre riusciamo a capire immediatamente fino in fondo il vero significato di un messaggio, di un segno, di una parola. Però importante è mettersi in gioco, importante è accogliere e rimanere in questo cammino. E Gesù, lui stesso, era in cammino, un uomo sempre in uscita, in movimento, e invitava così i suoi discepoli: venite e vedrete, vieni e vedi, oppure andiamo, mettiti dietro a me e imparate da me che sono mite e umile di cuore, venite tutti a me voi che siete affaticati ed oppressi e presso di me troverete una risposta, troverete ristoro per la vostra vita. E in questo Vangelo Gesù, andando all'essenziale, ci parla della sua parola e ci invita ad ascoltare. Quanto è importante questa parola, saper ascoltare, ascoltare con chi parliamo, ascoltare le persone e ascoltando le persone ascoltare anche Dio, che ha sempre una parola fondamentale che ci mette di fronte e ci invita ad ascoltarla. Sia lodato Gesù Cristo.